In 2 anni saranno tagliati 120 istituti in Campania e Salerno è la provincia più colpita. In un anno si passerà, dicono dalla regione, dalle 195 alle 154 autonomie scolastiche. 41 scuole autonome saranno accorpate, con conseguenze negative anche sull'organico, quindi insegnanti, personale ATA e presidi. A lanciare l'allarme è stato il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, che ieri, con l'assessore all'istruzione Lucia Fortini, ha incontrato a Napoli sindaci e presidi delle scuole della Campania per affrontare proprio le problematiche relative al dimensionamento scolastico. La legge di bilancio ha previsto l'accorpamento degli istituti sotto i 900 iscritti. Il tentativo della cosiddetta riforma della scuola da parte del governo, ha detto ieri il presidente De Luca, significa tagliare classi, personale docente e non docente. Non solo non accettiamo nessuna riduzione né di classi né di personale, ma riteniamo si debbano dare più risorse alla scuola del Sud per contrastare la dispersione scolastica. Se crolla anche il mondo della scuola, ha detto, faremo sicuramente fatica ad avere rapporti con gli studenti. Con il taglio delle autonomie scolastiche sono a rischio 130 posti di personale ATA, oltre a 41 posti di preside e 41 di direttori dei servizi amministrativi. A dirlo sono i sindacati salernitani. La norma sul dimensionamento scolastico affida alle regioni il compito, sulla base dei parametri individuati dal decreto ministeriale, di provvedere al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno. I tagli andranno programmati già da settembre, sia da provincia che da regione.